Allora, buonasera, Shavua Tova a tutte che vi ho salutate una a una. Adesso volevo, come dicevo, questa lezione è una lezione molto speciale che sono mattutine o comunque giovedì sera, ma come tutte sappiamo e purtroppo stiamo vivendo un momento indescrivibile a parole. E abbiamo la nostra forza, Akol Kol Yaakov, Yadam Yedei Esav, ma non parliamo di Esav, parliamo di Yaakov. Akol Kol Yaakov, la nostra forza è nella parola, ossia le parole di Torah, le parole di Tefillah. Ecco perché tanti Teilim stiamo leggendo in più dai classici che ognuno ha nel suo legge ogni giorno. E A tutti ci stiamo proposito di dando, questo, ognuno nel suo, scusa, chi per accogliere. Sara, scusa se Come? ti interrompo. A proposito di questo, sempre Rachel, ti volevo dire che nonostante io li legga quotidianamente, Baruch Hashem, ti volevo ringraziare perché i tuoi vocali sono sempre meravigliosi dei Teilim. Sono stupendi. Ah, grazie cara, Stupendi, grazie. grazie, bellissimi. Mancherebbe, grazie. Infatti Sheila l'altro Vivi. giorno ci siamo incontrate sull'autobus. Carissima Sheila mi diceva, sì, te li ho messi nei preferiti, così ce li Sono ho che li portati a vivi. Milano. Brave, brave. Sì, è che perché un'altra oggi al Tempio, un paio anche di donne che ho incontrato al Tempio mi hanno detto, ah, se chiamo i tuoi vocali. E spiegavo perché, primo, tante volte ci dicono adesso, perché leggere insieme ha una forza ovviamente mille volte più potente. E dunque, però, uno dice adesso, un attimo adesso, però adesso non c'ho il telefono in mano, c'è quella che ha lavoro, quella che ha il supermarket, insomma, ognuno nel suo. Allora, così almeno ce l'avete portata. Una anche oggi al Tempio ha detto, io non so leggere l'ebraico. Dico, comunque, anche chi sa leggere l'ebraico e anche i rabbanim, sappiate che leggono purtroppo anche con errori, perché chi non è pratico del Teilim, cioè non lo legge da una vita, un po' come noi, e Chabad soprattutto, che facciamo Chittà tutti i giorni, e allora si ha difficoltà nella lettura del Teilim, perché una mi fa, ah, ma io non riesco, dico, non ti preoccupare, anche gli israeliani non riescono a leggere bene il Teilim, perché sono parole, non è ebraico moderno, sono parole complesse, Lashon HaKodesh, ma anche complesso. Dunque, tranquille, e dunque per chi non sa l'ebraico, per chi non riesce, per tutti. Chi non ha il Teilim ha portato di mano, per quello lo faccio e sono contenta che sono potuta venire in aiuto, ecco, a diverse donne, Baruch Hashem. Allora, noi, come dicevo, noi ogni giorno abbiamo questa lezione di Chitat, che è però di Shabbat. Adesso però Shabbat si è concluso presto, dunque ho detto ne approfittiamo. E dunque, ogni giorno noi cominciamo la lezione con la Yom Yom. Sì, forse ha ragione Shilat. Purtroppo c'è un problema di connessione. Dunque, cosa che a me non piace perché vi voglio vedere, vi voglio attive, però purtroppo mi sa che dobbiamo togliere i video perché se no mi salta la connessione o comunque non è abbastanza chiara come mi diceva Sheila. Dunque, chiedo a Ilana, Sheila e Elisabeth se potete togliere il video e ecco, solo ascoltare il video e mettere in muto. Spero che posso io mantenere ancora il video. Elizabeth, can you take off the video camera? Because Yeah, I have a problem. The connection is not I went to hide view, too but that's good. not the one I want. Stop. Ah, okay, so just okay, Ilana e Sheila anche. Ilana e Sheila, se potete togliere il video, grazie. E così Tolto. almeno ho più possibilità. Yeah. Did my video stop? Ilana. Ok. Ma io mi sembra di averlo tolto, no? Allora non lo so fare. Sì, l'hai tolto. L'ho tolto, sì. Ecco, rieccomi. Elisabeth, Sheila e Esther e Francesca No, Narciso. Francesca, no, è solo la foto, non è il video, è solo la Ah, ok. foto. Ah, Anche Esther ok. Marina è solo la foto. Solo, è Elisabeth e Sheila che devono togliere il video, sì. Ah, Sheila, se puoi togliere il video, carissima. ok, so I Sheila, don't mi senti? Ecco, stop video. stop video. Aspetta che non Non vedrò c'è voi come connessione, non è buona. E ho fatto stop video, sta ecco. bene.
Yes, Elizabeth, it's good. Okay. Finalmente, grazie. You did it. Brava. Ok? And now only Sheila. Sheila, solo tu il video, tesoro. Sheila, carissima, se riesci a togliere il video, cioè sei muto, ma anche il video, purtroppo perché c'è problemi di connessione questi giorni, poi quando piove non ne parliamo. Ok, un secondo, aspettiamo. Ecco, Sheila a posto. Ok, perfetto. Perfetto. Eccomi qua. Ci siete tutte? Perfetto. Allora, dicevo, noi ogni giorno abbiamo l'abitudine di cominciare la lezione con la Yom Yom. Siccome oggi la Yom Yom ricorda la nascita di uno dei grandi della Hasidut, che è Rabbi Shalom Dov Ber, che era l'anno in cui il Tzemach Tzedek lo chiamò questo anno Kitra, corona. Siamo nel 1860, 5621 in data ebraica, e gli fu dato il nome del Mittele Rebbe e metanome del padre dello Tzemach Tzedek, a proposito di Rabbi Shalom Dov Ber, che oggi è il suo compleanno. Domani sarà il mio in data civile, già che ci siamo, già che parliamo di compleanni. E adesso diceva nella Yom Yom che ogni anno il padre pronunciava un Ma'amar nel giorno del compleanno, ma lo faceva in segreto, in modo discreto, tranne quando cadeva di Shabbat. Ciao Noemi Foà, piacere carissima. Ecco, ciao Noemi, ciao Shavuot Tov Mevorach. E dunque, prima di iniziare la Kedat Yitzchak, due parole sulla Yom Yom. La Yom Yom è stato compilato e organizzato dall'ultimo Rebbe Chabad di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, nel 1943, dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, che era anche suo suocero. Allora, questo è quello che è stato compilato, questo è quello che si chiama la Yom Yom, oggi 20 Cheshvan, dunque abbiamo nella Yom Yom si ricorda, il Rebbe ricorda la nascita di Rabbi Shalom Dov Ber, che nasce nell'anno 5621, che sarebbe Keter Corona, 1860 in data civile, e appunto, come ho detto, gli fu dato il nome del Mittele Rebbe e metanome del padre, dello Tzemach Tzedek, e ogni anno il padre pronunciava un Ma'amar, giorno del suo compleanno, così discretamente, tranne quando cadeva di Shabbat, e allora il discorso era pubblico. E nel suo ultimo compleanno, in questo mondo, cioè nell'anno in cui mancò l'ultimo suo compleanno, e recito il Ma'amar Natata Lireh Hannes, hai dato a coloro che ti temono un Nes, un miracolo, e qui entra Perla, con tanti miracoli per te, carissima, per tuo figlio, per tuo marito, per tutta la famiglia, per tutte noi, per tutta Misrael, Amen, che ni razon. Bacio. E quando concluse disse che nel giorno del compleanno si dovrebbe dire Hasidut. E voglia Hashem farti il regalo di darti la possibilità di dire Chassidut nel giorno del tuo compleanno, che sia con bontà e misericordia. Stessi concetti di quando si parla dell'avvento messianico, sempre chiediamo che sia con bontà e misericordia, perché avverrà un dato di fatto, una promessa divina. Lo ricordiamo tutti i giorni, 3 volte al giorno, nella Amidah minimo, però che sia con bontà e misericordia. E voilà, questo per quanto riguarda la Yom Yom. E siccome appunto dicevo, domani è anche il mio compleanno civile, allora mi sono infidata con la Yom Yom del compleanno appunto di Rabbi Shalom Dov Ber. Detto ciò, incominciamo, come vi avevo detto, lo studio. Allora, noi oggi, chi al tempio ha avuto la fortuna, come io, in buonissima compagnia oggi delle mie care amiche, di sentire la Parashah. E l'ultima parte della Parashah che abbiamo letto oggi e che siamo sensate studiare con i Rashi oggi, passù per passù, cosa che vi ho già spiegato, no? Questo concetto di Chittat, che il Rebbe aveva istituito uno studio iniziale di Chumash con Rashi del giorno. Oggi è Yom Shevi'i, Shabbat, settimo giorno, dunque si legge da Shevi'i fino alla fine della settimana i Pesukim con i rispettivi Rashi, Tanya e Tehillim. Allora, noi adesso dunque ci inoltriamo nel 22esimo capitolo del Chumash Bereshit, l'ultima parte della Parashah di Vayera, dove dopo queste parole Hashem tentò Avraham e gli disse: Avraham. E Avraham rispose:
Allora, domanda che pone Rashi, lo studiamo insieme i Rashi. Allora, dopo queste parole, ma quali parole? A quali parole si riferisce la Torah quando ci dice dopo queste parole Hashem si rivolge ad Afra? E qui, dopo le parole di Satana, che accusava Avraham davanti a Dio, e cosa gli diceva? Diceva il Satana Hashem, di tutto quel banchetto preparato da Avraham in occasione dello svezzamento di Yitzhak, come abbiamo studiato l'altro giorno, dunque di tutto questo banchetto che Avraham ha fatto, non ti ha offerto un solo toro, un solo montone. Al che Hashem risponde a questa accusa di Satana e gli dice: Avraham ha fatto tutto per amore di suo figlio. Eppure, se io Hashem gli dicessi sacrificalo per me, non me lo rifiuterei. E questa è la prima spiegazione che ci riporta Rashi. Poi altri invece dicono, dopo quali parole, a quali parole si riferisce? Dopo le parole di Ishmael, figlio di Abraham, che si vantava contro Isaac, perché lui è stato circonciso all'età di 13 anni, dunque ben cosciente di quello che stava, di quello a cui andava incontro, un intervento non indifferente. E non si è opposto, appunto, quando tu, Yitzhak, invece, appunto, primo ebreo all'età di 8 giorni, dunque non eri cosciente. Io invece ero cosciente di cosa andavo incontro e ho accettato. Al che Yitzhak gli risponde: tu vuoi incutermi soggezione ricordandomi che hai preso parte del tuo organo, cioè tu hai rinunciato a un organo o parte di un organo? Beh, sappi che se Hashem, Kadosh Baruch Hu, mi dicesse sacrifica te stesso, non un organo, una parte di un organo, ma tutto te stesso, io, Yitzhak, non rifiuterei. Dunque, queste sono le parole, secondo Rashi, riportate. E dopo queste parole, dunque, o di Satana, o anche, come abbiamo visto, di Ishmael a Yitzhak, Hashem si rivolge ad Abraham e disse: Avraham. E cosa risponde Avram? Eccomi, lo vediamo molto questo termine nella Torah tantissime volte. E cosa indica questo eccomi? È la risposta, dice Rashi, dei pii, l'espressione che indica sottomissione e prontezza. Dunque, eccomi, qualsiasi cosa mi chiedi, sono pronto. E riprese e dice, e qual è la richiesta? Io sono pronto, dimmi tutto, Hashem. Dice, prendi. Ti prego, e questo na ti prego l'abbiamo visto e lo vediamo tantissime volte, il tuo figlio, il tuo primogenito, quello che ami, Yitzhak. E poi vai nel territorio di Moriah, fallo salire in olocausto sul monte che ti dirò. Adesso prendi, ancora una volta, kachna, na vuol dire per favore, questa è una supplica che Hashem rivolge ad Abraham. Ti supplico, fai, supera questa decima e ultima prova. E perché? Perché non si dica che le precedenti non erano vere. E questo è discusso poi nel trattato di Masechet Sanedrin 89. E poi cosa vediamo? Che Kadosh Baruch Hu si rivolge ad Abraham e gli dice: prendi tuo figlio, Isaac, faceva prima dire prendi Isaac, perché tutta sta. Allora dice: prendi tuo figlio, al che Avraham obietta: un attimo, ma io ho due figli, ho sia Isaac che Ishmael. Al che dice: tuo primogenito, dice, beh, Avraham Avinu, l'unico figlio che hai, l'unico, ognuno è unico per sua madre. Perché gli dice quello che ami, dice: ma io amo entrambi. E alla fine dice: prendi Yitzhak, come poi riportato nel Midrash, nel Masechet Sanhedrin, sempre 89. Domanda che pone Rashi: ma per quale motivo Hashem non gli rivelò dall'inizio: prendi tuo figlio Yitzhak? E allora Rashi risponde: per non gettarlo improvvisamente nello sconforto, confondendolo, pardon, e turbandogli la mente. Che ovviamente cosa gli sta chiedendo. E anche, secondo motivo, per rendergli più caro il suo
commento e per dargli ricompensa per ciascuna parola. Poi Passuk continua e dice: prendi dunque tuo figlio, l'unico, quello che ami, Yitzhak, e portalo nel territorio di Moria. A quale territorio si riferisce? Raci ci spiega: è Gerusalemme. Infatti, è scritto nelle croniche, Shlomo HaMelech, Salomone, cominciò a edificare il tempio di Hashem in Gerusalemme sul monte Moria. Dunque, quando si parla di monte Moria, si riferisce proprio dove oggi abbiamo il muro del pianto, quello che è rimasto. I nostri rabbini hanno spiegato che è chiamato Moriah a motivo dell'insegnamento che da lì esce per Israele. Dunque, Moriah, dal verbo lirot, insegnare, lehorot, pardon, come riportato nel Talmud di Tanit, 16 anni, nel Bereshit Rabbah, dal tempio di Yerushalayim, che sorge appunto sulla collina di Moriah, si diffonde in tutto il mondo la conoscenza di Hashem. E questo è scritto in... Dov'è? Dov'è Rachel? Ishaya 2-3, eccola qua. Ishaya, che chi non sapesse il nome del primogenito della mia carissima Rachel Chiara. Allora, da Zion uscirà l'insegnamento e da Gerusalemme la parola di Hashem. Questo è il passuk di Ishaya a proposito. Dunque, secondo il Targum invece anche Lus, come traduce il termine Moriah? A motivo dell'offerta che si compiva su di esso dell'incenso, che era composto di mirra, nardo e altri aromi. Dunque Moria lo prende, viene secondo Tancum e Colus, lo rende con culto, cioè collegando il nome Mor, che fa parte degli incensi che noi offriamo, che si offrivano sul Mizbeach, l'altare d'oro nel Betamidash. E che, per chi non sapesse, in questi ultimi tempi sappiamo che ci sono tanti gruppi dove si leggono più Teilim, dove si legge di tutto, e in un gruppo che appunto seguo si leggono tre Teilim in particolare, e dopo leggiamo tutte il Pitum HaKtoret. Dunque questa offerta dell'incenso che ho mandato poi nel gruppo l'altro giorno, e dove si elencano tutti queste spezie che erano composto insomma dell'incenso, di cui Mor, Uzia, Nerder, Com, eccetera. E Mor sarebbe la mirra, e Moria, dunque secondo Onkelus, dunque si lo collega a questa offerta dell'incenso. Attenzione a come Hashem si rivolge ad Avram, con quali termini, e per, diciamo, come la richiesta specifica, diciamo così, di HaKadosh Baruch Hu. Fallo salire là, dunque prendi tuo figlio, il tuo unico Yitzhak, nel territorio di Moria e fallo salire in olocausto. Non gli ha detto immolalo, uccidilo, offrilo come olocausto, ma fallo salire. Infatti, HaKadosh Baruch Hu non voleva che Avram immolasse il figlio, dunque lo uccidesse, ma soltanto che lo facesse salire sul monte per prepararlo come olocausto. Infatti, una volta fatto salire, come ben sappiamo, gli disse di farlo scendere. Poi gli dice, dunque, nel territorio di Moria, ma esattamente l'ubicazione su di un monte che ti dirò. Anche qui l'incertezza, un po' come la prima prova, Lech Lecha, Mearzecha, Mimolatecha, eccetera, è la Arez Asher Araeka. Dunque lascia, abbandona tutto, per andare in un luogo che ti mostrerò, ultima delle 10 prove, su un monte che ti dirò. Dunque, HaKadosh Baruch Hu lascia sempre all'inizio i tzaddikini giusti nell'incertezza, solo in seguito rivela loro la sua volontà. Questo al fine di aumentare la loro ricompensa, come ci spiega Rashi. Infatti, come l'abbiamo visto appunto nella Questa prima. non è una prova di Munà, questa però. È ovvio che prova di Emunah, giustissimo. E l'abbiamo visto anche a proposito di Ninve. Alzati, vai a Ninve, la grande città, annuncia loro quanto ti dirò. E allora, ovviamente, come ha detto Ruth, perché? Un po' anche come la manna nel deserto. Manna che scende dal cielo, senti, Hashem, dacci una sicurezza, mandala una volta, se non dico all'anno, se non dico al mese, alla settimana.
ogni mattina andare lì a vedere se è scesa la manna, ed è tutto quello che avevano, non avevano altro. Proprio prova di Emunah. Dunque Hashem, con i tzadikim in particolare, li lascia in Sasso per vedere, per mettere alla prova appunto la loro fede in Hashem. Ok, dunque Hashem gli dice: prendi tuo figlio, territorio di Moria, abbiamo visto che si parla di Yerushalayim, fallo salire in olocausto, non ucciderlo, non immolarlo. Dunque precisa la richiesta, che però poi sul posto non aveva captato allora Avraham Avinu, come vedremo più avanti, e questo monte che ti dirò che è ovviamente per mettere a prova Avraham. Avraham Avinu si alza di buon mattino, dunque fu sollecito nel compiere il comandamento divino, come riportato nel Talmud di Psachim 4a, vuol dire l'importanza di attuare tutte le mitzvot con zelo, con interesse, con entusiasmo, con passione, con piacere, anche nel... E chi ce lo insegna? Avraham Avinu. Gli dice: prendi tuo figlio, fallo salire in olocausto, e per lui non era solo salire, per lui era ucciderlo, figlio che ha aspettato 100 anni, unico figlio di sua moglie sarà, eppure lo fa con questo zelo, e punto molto importante, perché tutte le azioni dei nostri patriarchi e matriarche, di tzadikim in genere, vengono riportate non tutte la vita, ma solo gli episodi particolari, dai quali noi, di tutte le generazioni fino a Mashiach, possiamo trarre e dobbiamo trarre un insegnamento e dobbiamo emulare. Dunque, Avram si alza di buon mattino, dunque, come detto, sollecito nel compiere il comandamento divino, e sella il suo asino lui stesso, senza dare l'incarico a uno dei suoi servi, e ne aveva Avram di servi, era estremamente ricco, come sappiamo. Infatti, qui abbiamo un principio bellissimo riportato nel Bereshit Rabbah, poi anche nel Talmud Sanhedrin 105b, che dice: l'amore induce l'uomo a trascurare il proprio rango. Dunque, perché appunto quando uno veramente ama sinceramente, profondamente, dunque come qui, ha trascurato il suo rango, che era Avraham Avinu, sì, uno degli uomini più importanti della sua generazione, e prende con sé, dunque si inoltra in questo viaggio, prende con sé due ragazzi, e Rashi ci spiega chi sono questi due ragazzi. Questa identificazione poi risale a una tradizione molto antica nel Targum Yonatan, perché era Eliezer, nel Vayikra Rabbah, che dice che sono Ishmael e Eliezer. E perché? Dice: un uomo importante, dice Rashi, non deve viaggiare mai senza essere accompagnato da due persone. Questo perché, se uno dei due prova un bisogno e si deve allontanare, l'altro rimarrà con lui, dunque avrà sempre qualcuno a fianco. Poi, al terzo giorno, Avram alza gli occhi e vede finalmente questo luogo. Perché terzo giorno? Dunque, perché Hashem non mostrò Avram Avinu, chiederà Rashi, subito luogo ad Avram, ma solo in seguito? Perché non si dicesse: ah, sì, certo, Hashem ha gettato improvvisamente nello sgomento, nello smarrimento, Avram, turbandogli la mente, ma se avesse avuto tempo per riflettere, non avrebbe obbedito. E allora Hashem gli dà questi 3 giorni. Poi ci sono tantissimi midrashim di come il Satana si è trasformato in un fiume in piena, e diverse forme, tutto, discussioni con Avram Avinu, per dissuaderlo, ma ovviamente non ci è riuscito, finché arriva il terzo giorno e da lontano vede come ha visto questo luogo, come poteva sapere che era il luogo predestinato, perché, e qui andiamo al Bereshit Rabbah, ai Midrashim di Bereshit Rabbah, di Tanhuma e altri, che vide una nube fissata sul monte. E adesso ascoltate il Midrash. Avram si rivolge al figlio Yitzhak e gli chiede: vedi quello che vedo io? E Yitzhak dice: io vedo un monte bello e maestoso e una nube fissata su di esso. Poi disse ai suoi servi, Ishmaele e Eliezer: voi vedete qualcosa? E questi: no, noi in realtà non vediamo altro che il deserto. Al che Avram disse loro, come vedremo subito nel prossimo spassù: rimanete qui con l'asino. Come l'asino non può vedere, neppure voi potete vedere. Dunque appare evidente che per nube si intende la nube della gloria di Hashem, nella quale si manifesta appunto ai suoi eletti.
questo punto vedono la nube, solo Isacco e Abraham, Eliezer e Ishmael no, voi. Allora Abraham disse ai ragazzi, rimanete voi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e ritorneremo. Come ritorneremo? Non sta andando a uccidere il figlio. E qui Rashi ci dice, profetizzò che sarebbero tornati tutti e due. Nibbà veloi Adama Nibbà, come vediamo tante volte nella Torah. A quel punto, Ilana, solo carissima, se puoi metterti in muto, grazie, perché poi ci sono rumori di sottofondo. Grazie, carissima. Io sono in muto. Ah no, no, ma invece no, c'è rumore, noi sentiamo, ti sentiamo, cara. Riprova. Allora, a quel punto, ciao! Benvenutissima cara, benvenutissima tra noi. Allora, siamo in piena Kedat Yitzhak, siamo al capitolo 22, Passuk 6, dove Avram prende la legna dell'olocausto, pose su Yitzhak, figlio, poi prese in mano il fuoco e il coltello. Come viene chiamato qui il coltello? Mahalet. E perché Mahalet? Dal verbo lehol, no? Consumare. Mangiare, consumare, perché divora la carne, come è scritto, infatti, in Devarim 32-42, la mia spada divorerà la carne. Inoltre anche perché prepara la carne di modo che possa essere mangiata, come riportato nel Mahele, deriva dal verbo achala, appunto, come vi ho detto, mangiare. Questa è una prima interpretazione riportata a Rashi. L'altra interpretazione dice che questo coltello, chiamato Mahele, per il fatto che Israele mangia ancora della ricompensa data per questo atto di Abraham. Cioè, tutti i cibi che Israele mangia in questo mondo non li mangia che per merito di quel coltello famoso preparato da Avraham Avinu per l'olocausto del figlio. E continua Passuk che dice: e andarono tutti e due insieme. Avraham, che sapeva di andare a immolare il figlio, andava con la stessa buona volontà e con la stessa gioia di Yitzhak, che non aveva alcuna idea, era ignaro di quello che lo aspettava. Passuk 7. Yitzhak si rivolse a suo padre Avram e disse: padre mio. E Avram risponde: eccomi, figlio mio. Ecco, di nuovo troviamo il termine eccomi che abbiamo visto all'inizio quando Avram risponde ad Hashem. Dunque, prontezza, sottomissione, amore in questo caso anche. E poi riprende e dice: ma io vedo qui il fuoco e la legna, ma l'agnello per l'olocausto dov'è? Non lo vedo. A che Avram le risponde: Hashem provvederà da sé l'agnello per l'olocausto, virgola, figlio mio. E adesso capiamo questa virgola. Hashem ir'e vedrà, cioè si sceglierà da sé l'agnello. Ma se non vi sarà alcun agnello per l'olocausto, e qui arriviamo alla virgola, sarai tu, figlio mio, l'agnello per l'olocausto. Qui Yitzhak capisce che lui è quello predestinato ad essere immolato. In questo caso sgozzato, e comunque. E comunque andarono tutti e due assieme con lo stesso cuore. Qui siamo a Midrash di Bereshit Rabbah, Midrash Tanhuma. Yitzhak tremò e si scosse del padre e non riusciva a parlare. Tuttavia si fece forza e disse al padre: se è vero che HaKadosh Baruch Hu mi ha scelto, allora la mia anima è donata a lui. Yitzhak accettò con pace la sua morte per adempiere al precetto del suo creatore. Dunque abbiamo qui il tema della volontarietà del sacrificio di Yitzhak, che è sottolineato a tal punto, appunto, dalla tradizione che secondo Midrash Tehillim fu addirittura lui stesso a legarsi sull'altare. Ok? Adesso ha capito che anche lui è parte di questo olocausto, è lui che sarà l'olocausto, e arrivano finalmente al luogo che Hashem gli aveva detto. Lì Abraham edifica l'altare, colloca la legna,
lega Yitzhak, così dice il Pasuk, e lo depose sull'altare al di sopra della. Come lo lega, ci entra nel dentale, mani e piedi dietro di lui, che dà infatti indica il legamento delle mani e piedi, e infatti anche il termine Akudim. E, ok. Poi Avram stese la mano, prese il coltello per immolare il figlio, ma l'angelo di Hashem lo chiamò e gli disse: Avram, Avram! Perché ripeto tutto due volte il nome di Avram per esprimere l'affetto che Hashem aveva verso di lui. Secondo gli Akkucimuni e Beatrice. Dunque, e di nuovo cosa risponde Avram? Eccomi, pronto, sottomesso, qualsiasi cosa vuoi da me. E dice: non stendere la mano contro il ragazzo per immolarlo, per ucciderlo. A che Avram dice: ma se è così, allora sono venuto per niente. Voglio fargli almeno una ferita per fargli uscire un po' di sangue. Hashem dice: no, non fargli nulla, nessuna mutilazione. E continua il passo che dice: perché io, Hashem, ora so che mi temi. Tu adesso puoi essere definitivamente considerato un timoroso di Dio. Adesso, ora, solo adesso. Avram disse a Hashem: voglio presentare davanti a te, dice, secondo Rashi ci riporta, la mia lagnanza. Allora, un attimo, cioè, adesso vediamo di capirci un attimo, Kadosh Baruch. Allora, tu, Hashem, siamo Genesi 22, Genesi 21, 12, mi hai detto, è attraverso Yitzhak che da te prenderà nome una discendenza. Dunque, la mia vera discendenza di Avram non sarà considerata da Ishmael, ma solo da Yitzhak. Dopo che mi fai questa promessa, mi dici, prenditi, prego, tuo figlio, uccidilo, quando non è ancora sposato e non ha figli. Dunque, qui discendenza non c'è. Adesso poi cosa mi dici? Vengo per ucciderlo, mi dici no, non stendere la mano. Al che dice, no, non ci sto più capendo. Al che Akadosh Baruch Hu gli dice: non profanerò la mia alleanza e non muterò quanto è uscito dalle mie labbra, come nel Passuk del Salmo 89, Passuk 35. Quando infatti dice Hashem Avram, ti ho detto, prendi, ti prego, tuo figlio, cosa ti ho detto? Fallo salire, quello che abbiamo visto, vi ricordate all'inizio? Non ti ho detto immolalo, ti ho detto fallo salire in olocausto. Non. Dunque ho mantenuto la mia parola. Adesso l'hai fatto salire sul misbeach, sull'altare, l'hai immolato, è pronto per. Basta. Dunque io ho mantenuto la mia parola perché ti ho detto fallo salire. Dal momento che l'hai fatto salire, questa era la mia volontà. Ora però, con questa prova, io so che sei timoroso di Dio. Domanda. E tutte le altre 9 prove? Da poco, ragazze? Allora risponde così, dice. D'ora in Vabbè, ma poi. questa era la più forte, però. Tutti lasciamo. No, bravissima Ruth. La più forte in assoluto e siamo tutte d'accordo, perché chiedere all'essenza stessa della bontà, perché infatti l'attributo di bontà di Chesed ha detto nel periodo di Avraham Avinu diceva io non c'ho più niente da fare, c'è Avraham Avinu sulla terra, fa tutto lui, era l'emblema proprio della bontà del Chesed. Cosa si chiede all'emblema della bontà? Di uccidere il figlio, dunque ad andare all'altro estremo. Già qualsiasi padre del mondo normale, voglio dire, senza essere Avraham Avinu è una richiesta quasi impossibile, impossibile senza il quasi. Figuriamoci Avraham Avinu. Dunque, è ovvio che la prova più ardua, attenzione, tra il fatto che sia la più ardua, e questo è indiscutibile, e il fatto che solo adesso e solo grazie a questa prova so che sei timoroso di Dio, un attimo, Avraham Avinu c'era la prova della fornace ardente, era pronto a morire bruciato vivo per rimanere legato e unito al suo credo nel Dio unico, monoteismo che aveva lui. Io non la vedo così perché in questa prova era sempre lui in prima persona che si immolava, sempre lui, era la sua persona anche quando lascia tutte le prove che ha fatto erano su di lui stesso. In questo caso c'è un'altra persona, c'è il figlio lì che lui deve sacrificare.
Allora, a parte che se Avraham Avinu non ha sacrificato suo figlio, tu purtroppo sì, e Hashem te l'ha preso, vuol dire che il livello tuo è altissimo, Ruth, questo tra parentesi, Leilui Nishmat David, aspetta, secondo nome, Yair. David Yair ben Ruth, Nishmatot Zrura Bitzror Hachem Yizkor Baruch, visto che stiamo parlando di Akedah e di sacrificare un figlio, Hashem ti ha preso un figlio perché sei una grandissima Neshama. Allora, come hai detto tu, molto giusto quello che hai detto, però adesso vediamo di spiegare un attimino meglio. Allora, tu dici, ok, fino adesso le prove erano lui, anche bruciarsi vivo pur di dare la vita ad Hashem, rinunciare e mandare via il figlio, la Brit Milà e la lista di tutte le prove, il rapimento di Sarà da parte di Parò, rapimento di Sarà da parte di Abimelech, eccetera. Dunque, tutte prove che concernavano lui o sua moglie, ma non certo un figlio, che ovviamente noi madri poi capiamo quanto i nostri figli prima di tutto. Da un canto, sì. Ma non vuol dire che se le altre prove erano non rispetto al figlio, che le altre prove non sono valide o non sono la dimostrazione di un'enorme fede verso Hashem. Questo è quello che sto dicendo. Che questa sia la più ardua in assoluto, siamo tutti. Non si può dire che se non fosse per questa, le altre nove, zero. Anche le altre nove comunque hanno la loro valenza. Vedi, segui il ragionamento. Allora, Rashi ci risponde e dice: d'ora in poi io so, dice Hashem, cosa rispondere a Satana, quello di cui la prima discussione dal quale siamo partiti, e alle nazioni che mi domandavano con stupore: perché io, Hashem, avessi tanto amore per te, Avraham? Ora, dice Hashem, ho una risposta, perché adesso tutti vedono che tu mi temi. E adesso anche noi figli discendenti di Avraham Avinu, tutto il mondo molto presto, amen, 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 riconoscerà il perché Hashem ci ha scelti. Perché come questa donna raccontavo giovedì sera, che la figlia è in ostaggio e fa la frasciata là e in mezzo le chance di rivederla, e certo non l'indomani erano non minime, ma ecco, di più. E questa in mezzo a questa tragedia prega Hashem e a un certo punto fa: Hashem ti amo, Hashem ti amo, Hashem ti amo. Questi sono gli ebrei che nella disgrazia, nella sofferenza, abbiamo subito cose indicibili, indescrivibili, impensabili, impercepibili. Eppure, vedi questi Hayalim prima di entrare a Gaza, tutti con la musica, con la gioia, siamo pronti a dar la vita per Hashem, per la sua Torah, per la sua terra, per il suo popolo, per Am Israel. Questa è la forza che abbiamo ricevuto da Avraham Avinu. Bene, Avraham Avinu ha capito che non deve immolare il figlio, e ecco un ariete. Da dove spunta questo ariete? E qui andiamo al Midrash Tanhuma. Era destinato a questo scopo fin dai 6 giorni della creazione. Dunque, questo ariete, che era stato di fatto offerto in sacrificio al posto di Yitzhak, è con la manna, le tavole della legge e la lista, una appunto delle 10 realtà create alla vigilia di Shabbat, durante i 6 giorni della creazione. Ne avevamo parlato, se vi ricordate, la parasha di Bezot Abraham. Questo secondo, no, vediamo la lista, l'abbiamo nel Pirkei Avot al capitolo 5, Mishnah 6, poi sviluppato nel Talmud Masechet Psachim 54a, nel Pirkei de Rabbi Eliezer. Dunque, la Torah dunque, sottolinea la primordialità del disegno salvifico divino. Cioè, cos'è questa ariete? È quello che andrà al posto di Yitzhak. Quella salvezza, dunque, prima di portare la malattia, già Hashem porta la guarigione. E questo anche, Refuah Shlemah, di tutti i malati, di tutti i feriti, e che Hashem non solo riporti sani di corpo tutti gli ostaggi immediatamente a Men Ken Yehi Ratzon, ma anche sani di mente.
e di animo amen. Allora, questo ariete, come vediamo, ecco un ariete, abbiamo detto, sì, scusate, e dopo impigliato in un cespuglio con le corna. E chi l'ha impigliato? Perché lui stava correndo verso Avram, sapeva anche l'ariete della sua missione, ma ancora una volta, ecco Satana, che per trattenerlo lo fece impigliare tra gli alberi, però ovviamente non è riuscito perché anche qui Hashem con la sua salvezza, e dunque al posto di Yitzhak lo offrì in olocausto. Perché dire al posto di Yitzhak? Perché precisarlo, ovviamente Hashem ne dice non fare niente a tuo figlio, neanche una ferita, e vede questo ariete. Al posto, è ovvio che è al posto, perché precisarci al posto di suo figlio? Perché, e qui Rashi ci spiega, basandosi sempre sul Midrash Bereshit Rabbah, sul Midrash Tanhuma, che questo legamento di Yitzhak viene costantemente interpretato nella letteratura rabbinica come un vero e proprio sacrificio, al punto che secondo numerosi testi Yitzhak morì prima di essere sostituito dall'ariete. E questo io ve l'avevo anche spiegato, e poi Hashem gli ha ridato la vista. Vabbè, comunque c'è una forma di resurrezione. Comunque, tornando a Rashi, per ogni atto sacrificale che compiva sull'ariete, pregava e diceva: possa Hashem voler considerare tale atto come se io lo compissi su mio figlio, come se fosse mio figlio essere immolato, dice Avram. Come se fosse il suo sangue ad essere sparso, come se fosse lui ad essere scorticato e come se fosse lui ad essere bruciato e ridotto in cenere, cioè quello che di fatto ha fatto sull'ariete. Ma ogni atto prima di attuarlo diceva: io lo sto facendo sull'ariete, ma tu Hashem consideralo come se lo avessi fatto sul figlio. Avram chiamò dunque quel luogo, gli diede un nome a questo luogo, e come che nome? Hashem provvederà. Che oggi si indica sul monte Hashem appare. Allora, in che senso Hashem provvederà? Hashem eleggerà e provvederà questo luogo per farvi dimorare la sua Shekhinah, la sua presenza divina, e per farvi offrire lì i sacrifici. E che oggi si dica così, che si dica che in tal luogo, al tempo delle generazioni future, su questo monte appare a Kadosh Baruch Hu, al suo popolo. E secondo Midrash Haggadah, invece, Hashem possa vedere questo legamento di Yitzhak per perdonare Israele ogni anno nel giorno di Rosh Hashanah. Ecco perché anche suoniamo lo shofar, per ricordare Hashem, in caso che non abbiamo fatto tshuva come si deve, in caso che i peccati siano troppo gravi e non si può perdonare, allora ti ricordiamo il nostro patriarca. Cosa ha fatto, cos'era pronto, e se non per noi, non meritiamo noi, lui merita, e risparmiaci il castigo. E, come infatti è una tfilà di intercessione, una preghiera di intercessione che Avram rivolge per i suoi figli, e rivela l'estrema importanza dell'immolazione appunto di Yitzhak, che essendo vero atto sacrificale, come abbiamo detto prima, espressione suprema dell'ubbidienza di Avram verso Hashem, e dunque anche fonte di salvezza per tutte le generazioni fino a Mashiach Amen. E la nostra, ecco perché ci tenevo anche molto a studiarlo con voi, che questo studio del merito di Abraham, e ci possa perdonare e redimere prima possibile. La risposta di Hashem a questa preghiera è riportata nel Bereshit Gadol, dove Hashem dice: giuro per la mia destra che in qualsiasi tempo i tuoi figli saranno nell'angustia, io sarò con loro. Dunque abbiamo il giuramento di Hashem, in questo momento siamo molto nell'angustia, e dunque chiediamo a Hashem di proteggerci. Concludiamo l'ultimo psukim, poi l'angelo di Hashem chiama Avram una seconda volta dal cielo e dice: giuro per me stesso, oracolo di Hashem, che poiché hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti benedirò con ogni benedizione,
moltiplicherò grandemente la tua discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia sul mare, e la tua discendenza si impadronirà dei suoi nemici. Amen, 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 beh, amen. E questo anche lo vediamo, questa espressione al capitolo 24, qui siamo al capitolo 22, ma più avanti, nel capitolo 24, a Passuk 60. Dunque, adesso ve lo leggo un secondo, che l'ho segnato, ma mi sfugge, dov'è? Eccolo qua. Ecco, allora qui abbiamo, è scritto che benedissero Rivka. No, una volta che Rivka è andata a seguire Eliezer per sposare Isacco, e le dissero: nostra sorella, diventa tu migliaia di miriadi e si impadronisca la tua discendenza della porta dei suoi nemici. Oggi proprio Carol, no, ieri sera, ha chiamato una mia amica, erroneamente tra virgolette, col nome Rivka. Ecco, vede, oggi dobbiamo ricordare anche Rivka. Interessante, erroneamente ho messo nome tra virgolette perché tutto è sgaffapratite, soprattutto le parole della mia amica Carol, che ha ruach hakodesh in tante cose, Baruch Hashem. Dunque, allora, in quella benedizione è scritto: possiate ricevere tu e la tua discendenza la benedizione appunto data, lì Rashi spiega, data ad Abraham sul monte Moriah, come è scritto, moltiplicherò grandemente la tua discendenza, è il passù che abbiamo appena letto adesso. Non possa Hashem volere che tale discendenza abbia origine da te, Rivka, e non da un'altra donna, come fu di fatto. Dunque, io ti benedirò con ogni benedizione, una benedizione per il padre e un'altra per il figlio, sia per Avram che per Isaac. Ti moltiplicherò grandemente, dunque una moltiplicazione anche qui, sia per il padre e per il figlio, come riporta Mette Shavara, e si diranno benedette, guardate come quali psukim concludiamo, si diranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, in compenso del fatto che tu, Avram Avinu, hai ubbidito, alla mia voce di Hashem. Poi Avram torna dai ragazzi Eliezer e Ishmael, e insieme si misero in cammino verso Beersheba. E Avram abitò a Beersheba. In realtà, dice Rashi, non vi abitò realmente, perché in effetti a quel tempo abitava a Hebron, e Avram aveva lasciato Beersheba 12 anni prima appunto del legamento di Yitzhak, se n'era andato a Hebron. E ok, ma abbiamo poi già in realtà nell'altro Rashi, che vi ho detto, quello lungo, complesso, Rashi 34, passo di quello 21. Comunque concludiamo: avvenne che dopo queste parole, vi ricordate che abbiamo iniziato con dopo quelle parole, adesso dopo queste parole, portata ad Avram la notizia. Cioè, mentre tornava dal monte Moria, Avram pensava dentro di sé: un attimo, se mio figlio fosse stato di fatto ucciso e immolato, io me ne andrei senza figli, senza nipoti, senza discendenza. Adesso però, grazie a Dio, cioè, me l'ha risparmiato, dunque devo dargli in moglie una delle figlie di Aner, Eshcol e Mamre. E oggi ho sentito che erano gli aliati di Avram Avinu, vi ricordate? E Mamre è anche un luogo, Elon e Mamre. E ho sentito da mio cugino, Rav Yosef, sono entrata 2 minuti nel tempio a dire Mazal Tov a un'amica, e lì stava facendo il Vatarò, mi sono seduta un attimo, ovviamente per rispetto, e ho ascoltato questa bellissima cosa che non avevo mai sentito, che Aner, Eshcol e Mamre, che avevano consigliato a Avram Avinu di fare la Brit Milà pubblica, questo sì, ma che anche loro si sono circoncisi nello stesso giorno. Ecco, questo non sapevo, era interessante, e dunque oggi lo ricordiamo anche nel Rashi. Dunque, Kadosh Baruch Hu gli annunciò che è nata Rivka, destinata appunto a essere la sposa di Rivka e di Yitzhak, pardon, come vi ho letto. E ecco perché è scritto dopo queste parole. Allora, inizio. Quali parole erano le parole del Satana e le parole di Ishmael, che diceva a tu sei circonciso 8 giorni, non eri cosciente, io invece ero cosciente, eccetera. Invece adesso si conclude dopo quali parole? Le parole, cioè, che Avram si disse dentro di sé in seguito al legamento: ah, adesso però Isacco è rimasto in vita, li devo e voglio
una discendenza, e dunque mi devo cercare una sposa. Allora, e cosa dice nel Passuk? Che dopo queste parole fu portata Avram questa notizia, ecco Milca, tuo nipote Avraham, sorella di Lot, figlia di Haran che è morto nella fornace, sposata con l'altro fratello, Nahor, ecco Milca ha partorito anche lei dei figli a Nahor, tuo fratello. Cos'è questo anch'essa, anche lei? Perché anche lei generò lo stesso numero di famiglie di Avraham, ossia 12. Come nel caso di Avraham, dunque, Avram, la sua discendenza sono le 12 tribù dalla quale nasce il popolo di Israele, 8 discese dalle padrone, 4 dalle schiave, giusto? 8, 6 da Lea, 2 da Rifka, 6 da Lea e 2 da Rachel, pardon, le padrone, e altre 4 da Zilpa e Bilha, in tutto 12 tribù. Così anche da Milca discendevano 8 dalle padrone, 4 dalle schiave. E fa la lista: Uzi il primogenito, Buz fratello, Kmuel, Kesed, fino ad arrivare a Betuel, che a sua volta, ottavo figlio, che a sua volta generò Rifka, e questi 8 partorì Milca, Nahor, fratello, e la sua concubina, chiamata Reuma, partorì anche lei Teva, Calamta, Hashemach. Dunque, tutto questo albero genealogico è stato scritto soltanto per il studio della Kedat Yitzchak, studio importantissimo, dove ricordiamo oggi, l'abbiamo letto al Tempio, oggi l'abbiamo letto al Tempio e adesso l'abbiamo studiato, passù per passù, Rashi Rashi, quasi, quasi integralmente, questa che di Rosh Hashanah in particolare, col corno e il shofar, ma anche adesso. Come abbiamo visto, la promessa, il giuramento di Hashem, che in qualsiasi momento ci troviamo nell'angustia, nella sofferenza, Hashem è con noi, adesso Hashem sarà con noi, è con noi e sarà con noi, e riporterà, amen, 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 grazie a questo sforzo, una a una di voi. Mozzei Shabbat, con un preavviso neanche minimo, direi. Pensavo una, due, e grazie a Dio siamo un bel numero, Baruch Hashem, e non un numero a caso, anche forza, Baruch Hashem, e che rappresenta in questo momento, e le 13, eravamo di più, c'è cioè chi è entrata e uscita, ma in questo momento concludiamo con 13, che sono 13 Middot Rachamim, 13 che è la Bar Mitzvah, dove si entra nel gioco delle Mitzvot, ma 13 è anche e soprattutto dei 13 attributi di misericordia. Ho detto che questa lezione, ovviamente, è dedicata a tutto Am Israel, che in questo momento ha bisogno di misericordia, di cui in particolare i feriti, in particolare i Hayalim, e ancora più in particolare gli ostaggi. E concludiamo con 13 Midot Harachamim. E adesso, dunque, veramente che sia una settimana solo, solo di buone nuove per tutto Am Israel. Noi, visto che comunque è un corso di chittata, allora noi, allora chi vuole rimanere ancora qualche minuto, co voglio comunque ricordare il Tania di oggi, visto che abbiamo già fatto anche il Humash, concludiamo anche col Tania, anche perché anche qui abbiamo una forza che è la forza della Torah. Abbiamo letto adesso tutti i Psukim Korashi, che è Torah Shebichtav, la Torah scritta, passiamo alla Torah orale e di più alla Kabbalah, al Hasidut, al Sod. E dunque, per chi può rimanere ancora qualche minuto, se no le altre vi saluto e continuo intanto con quelle che possono rimanere. Allora, siamo all'Igeret HaKodesh, pagina 297, 5, 6, 7, decima riga dal basso, Vehine Orze. Ecco, volevo, anche per quello volevo, ci tenevo, si parla della luce, di cui tanto ancora abbiamo bisogno, questa luce nascosta, tenuta da parte per i tzadikim nel mondo futuro, che è chiamata Noam Hashem. Oggi sono stata anche al tempio Noam, a proposito di Noam Hashem,
e Vezerzachot, che questa è una luce nella quale i tzaddikim meritano di godere questa luce nel mondo futuro, di godere di Tannega Lashem. E vabbè, poi entra in tanti concetti cabalistici che in questo momento non abbiamo tempo di soffermarci. E comunque ricorda i 400, fa un'analogia con i 400 monete d'argento che Avraham Avinu ha pagato per la tomba di Sarah, questo che leggeremo domani mattina, Be'ezrat Hashem, a livello cabalistico spirituale, nel senso che ci sono tantissimi livelli molto alti, uno più alto, superiore all'altro, però questa illuminazione minima che scende di grado in grado per poter poi creare questo rivestimento, che è l'ultima, diciamo, l'ultimo livello di questa luce, è chiamato livello esterno e Ahoraim, come riporta l'esempio nello Zohar, nella Kabbalah. E dunque, come nell'anima dell'uomo ha la forza e la possibilità di godersi, godere proprio di quello di cui può godere, come per esempio quando percepisce un nuovo concetto, soprattutto quando si parla di Torah, che è un concetto infinito di vita, e allora così dunque si parla di questo. Di questa forza di godimento. Ok, e poi da altri esempi, del Ratzon Elyon, che porta alla suprema volontà divina, e questo Onega Elyon. Non posso entrare nei dettagli, ovviamente, perché, come dicevo, sono concetti molto, molto profondi, cabalistici, che non abbiamo adesso molto brevemente il tempo di spiegare. Comunque, la Torah, infatti, ci riporta sempre, come dice qui Tania oggi, di Brat Torah Bil Kishon Bnei Adam, la Torah usa dei termini che a noi sono, diciamo, familiari per poter percepire questi concetti, ma in realtà sono concetti trascendentali. E, ok, dunque, dice comunque, diciamo, per semplificare, ecco, come una persona che gode di quando percepisce, capisce una conoscenza nuova, no? Tramite l'intelletto, e dunque è un piacere molto profondo quello che, grazie a Dio, anche ho avuto questo Shabbat, leggendomi tante spiegazioni sulla Parashah meravigliose. E dice, conclude, ecco perché la Binah, e noi donne, tra Chokhmah Binah e Dat, la Chokhmah è quella che è data agli uomini, la Binah alle donne in particolare, e la Binah anche. E quando si parla del mondo futuro dell'Olam Haba, viene chiamato Binah nello Zohar, perché è la rivelazione della Chokhmah con il godimento rivestito in esso, del quale i tzaddikim godono nel Gan Eden, di questa Torah, Pnimiuta Torah, dunque la Kabbalah, e oltre nella Torah. Ok, vi ho molto semplificato, però sintetizzato, ma diciamo un assaggio del Tania di oggi. Adesso, normalmente dovete sapere che i Teilim di sera non si fanno, però, appunto, visto quando siamo in situazioni adesso di guerra, situazioni proprio gravissime, allora diciamo, si può leggere i Teilim. Allora, non leggerò quelli del giorno, che spero tutte, chi più chi meno, avete già letto. Ma volevo sì concludere che tutto il mondo adesso sta leggendo in questi giorni. Abbiamo letto anche al Tempio oggi la verità, adesso volevo leggere con voi. Dunque prendete, concludiamo col Teilim, prendete Teilim Salmo 83, dunque concludiamo con Teilim che, come Sara, dicevo, aspetta, tutto il popolo Sara, ebraico, tutto il mondo attendimi un legge. attimo. Sara, attendimi un attimo perché mi devo Sì, alzare attendo, presto. attendo. Sì, vi attendo, vi attendo. Prendiamo l'83, tanto vi dico quali sono, 83, 142 e 143. Poi c'è chi altri hanno letto anche altri, però intanto noi, e allora, perché questi tre? Questi
Questi tre sono i Telim di un gruppo del quale, dei tanti gruppi che sono entrata ultimamente, un gruppo che si chiama 180 donne per tre pere di Telim, come tutt'ora abbiamo ricordato oggi. In realtà qui dice 100, 180 donne, che è quello che cercavano, ma in realtà, vi dico quante siamo in questo gruppo, grazie a Dio, 1015. Non 180, ma siamo arrivate intanto a 1015 donne che tutti i giorni, donne, sottolineo, donne, un gruppo di donne per la liberazione degli ostaggi e la tzlachà di tutto il nostro popolo. Dunque un gruppo proprio femminile, visto che anche il mio gruppo è femminile, dunque ho voluto scegliere i tailing di questo gruppo femminile, e così anche voi in questo momento fate parte e leggiamo tutti insieme il Io ci capitolo sto. 83. Ci sei, carissima? Fantastica. Spero che ci siete anche tutte voi e con il film. Allora, un attimo. Sì. Canto di Asaf. Oh Hashem, non rimanere silenzioso, non essere sordo e non restare inerte. Oh Hashem, poiché guarda, i tuoi nemici sono in tumulto. Coloro che ti odiano hanno risollevato il capo contro il tuo popolo, congiurano subdolamente, prendono consiglio contro coloro che da te sono difesi. Leggiamolo tutti insieme in ebraico. Shir Mizmor le'Asaf. Elohim, Al Damilach, Al Teherash ve Al Tishko El, Kihine, Oiveha Yehemayim, Umsanecha, Nasurosh. Alamcha yarim sod vetiatsu al sfuneha. Hanno detto: venite, così li escluderemo dalla società delle nazioni, in modo che il nome di Israele non sia mai più ricordato. Non voglio. Amru lehu venachidem migoi velo izacher shem Israel od. Poiché si sono consigliati con unanimità di intenti, hanno stretto un patto contro di te, tutti questi gruppi terroristici, come ben sappiamo, Kino Azule Viahdav Alecha Britifrotto, così hanno detto gli abitanti delle tende di Edom, gli Ismaeliti, gli abitanti di Moab, gli Ugariti, Geval, Ammon, Amalek, i Filistei, con gli abitanti di Tiro, anche la Siria si è unita a loro e sono diventati il braccio dei figli di Lot. Kino Azule Viahdav Alecha Britifrotto, Ahole Edom, Ve Ishmaelim, Moab, Ve Hagrim, Geval, Ve Ammon, Ve Amalek, Pleshet, Imyosh ve'Atzor, Gamashur nilvaimam, Hayuzro livnelotzela. E cosa chiediamo? Fa a loro quello che hai fatto a Midian, come a Sisra, come a Yavin presso il torrente di Kishon, che furono annientati a Endor e sono diventati concime per la terra. A Selahem che Midian, che Sisra, che Yavin benachal Kishon, Nishmedu ben'Dor, Hayudome nadama, rendi i loro capi come Orev e Zeev, e tutti i loro principi come Zeva e Zalmunna. Shittemu, Ledivemu, che Orev vechisev, Uchzeva, Uchzalmunna, con Nesichem, che avevano detto: noi ci conquisteremo i magnifici pascoli di Dio, Asher avrunir shalanu et ne'ot Elohim. Oh Hashem, nostro Dio, rendili come la pula che turbina, come la paglia in balia al vento, del vento, come un fuoco che brucia una foresta e come una fiamma che rende desolate le montagne. Così inseguili con la tua tempesta, perseguitali con la tua bufera. 14. Yuddale Elohai, Shittemo Hagalgash, Hagalgal, che Kash Lifne Ruach, che Eshtiv Ariahar Uchleavate la Etarim, Kentir Defem Vesarecha, Uvsufatecha Tevalem. Riempi il loro volto di vergogna e forse allora richiederanno il tuo nome, o Hashem. Ma lefnehem kalon vivakshu shimcha Adonai. Siano per sempre svergognati e atterriti. Allora, pieni di onta, periranno. Yevoshu veibalu adead veachperu veyovedu veyedu. E così sapranno che tu, il cui nome è Hashem, sei unico, sei l'altissimo su tutta la terra. Veyedu ki atta shimcha Adonai, Levadecha Elion al Colares, secondo dei tre prachim che sono 142 e 142.
poi non so ognuna quale libro ha, tutte insieme, parola per parola. Che numero 100? Salmo 142, tutte ragazze, parola per parola, pensiamo ai nostri ostaggi, pensiamo ai feriti, pensiamo ai felici, pensiamo a tutti noi, uno a uno che ci troviamo nel mondo, che abbiamo bisogno della protezione di Hashem, solo lui ci può proteggere. Poi concludo con una storia fra qualche minuto. Maschil le David, dunque siamo al canto di David. E come dicevo prima, Leilui Nishmat Davidia Irben Ruth, fiammetta. Maschile David, Beyotova Meharat Filah, Elishut, Sheiba Derechem Tovim, Daniel Davim, Ben Saradina, Merkenerazzon. Maschile David, Beyotova Meharat Filah, con la mia voce grido ad Hashem, con la mia voce supplico Hashem. Koli El Adonai Ezak, Koli El Adonai Etchanan. Riverso il mio lamento davanti a lui, annuncio la mia angoscia davanti a lui. Quando lo spirito viene meno in me, ma tu conosci il mio sentiero pieno di insidie, lungo la strada in cui cammino mi hanno teso una trappola. Eshpoch lefanav sich, tzarati lefanav agi, beit attef alai ruchi, ve atta yadata netivati, ve orach zu ahalef, tam pachli. Volgiti a destra. E vedi che io non ho un amico. Per me ogni via di scampo è perduta. Nessuno sicuro. Abbetti a minur eve enni makir avad manos mineni endoresh le nafshi. Ho gridato a te, Hashem, e ho detto: tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Za'akti elecha Adonai, amarti atta machsi chelki. Be'eretz ha'chaim, ascolta il mio lamento, perché io sono molto indebolito. Salvami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Hakshiva el rinati, ki dalloti me'od, hatzileni me'rotfai, ki amsuminen. Libera la mia persona dalla prigione, per ringraziare il tuo nome. I giusti gioiranno con me, perché mi avrai ricompensato. Hotziami masger nafshi. Leodot et Shvecha, Biach Tiru Tzadikim, Kitigmol Alay. L'ultimo dei tre prachim, come li chiamo io, 143, dunque il prossimo, sempre Salmo di David. Hashem, ascolta la mia preghiera, porgi attenzione alle mie suppliche, rispondimi con la tua fede, con la tua giustizia. Mismor le David, Adonai, Shma Tefilati. Ha'azina el tachanunai, be'emunatecha, anneni be'tzidkatecha, non venire in giudizio contro il tuo servo, perché nessun essere vivente può ritenersi giusto al tuo cospetto. Ve'altavo be'mishpat et avdecha, ki lo itzdak lefanecha, cholchai. Poiché il nemico perseguita la mia persona, ha schiacciato a terra la mia vita, mi ha gettato nelle tenebre come coloro che sono morti per l'eternità. Ki radaf oyev nafshi, dika laaretz hayati, hoshivani vemachashakim kemeteulam. Quando in me lo spirito viene meno, dentro di me il cuore viene colto da stupore. Vatit attef alai ruchi. Betochi ishtomemnibi. Mi ricordo i giorni passati, ripenso a tutte le tue opere, rifletto sull'azione delle tue mani. Zacharti ami mikedem, hagiti lechol poalecha, bemaasei yadecha asocher. Tendo le mani verso di te, la mia anima si rivolge a te come una terra desolata, Sela. Parasti adai lecha, nafshi che eretz hayefale chasela. Rispondimi al più presto, o Hashem, il mio spirito è esausto. Non nascondermi il tuo volto, sarei simile a quelli che scendono nella fossa. Maher, anneni Adonai, kaltaruchi, altaster panechanimi, venim shalti mordevor. Fammi udire al mattino la tua bontà, poiché in te ho posto la mia fede. Fammi conoscere la strada che devo percorrere, poiché a te ho elevato la mia anima. Hashmi'eni v'voker chasdecha, ki v'cha patachti, hodieni derech zu elecha, ki elecha nasati nafshi.
Salvami dai miei nemici, o Hashem. Io nascosto la mia condizione a tutti, tranne a te. Hatzileini me oivai Adonai, Elecha chissiti. Insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in una terra piana. Lamdeini la sotrezzonecha, chi atta Elohai. Ruchachat tovat ancheni beretz mishor. Per amore del tuo nome, o Hashem, fammi vivere. Con la tua giustizia, libera la mia persona dalla sventura. Le man shimcha donai techayen, bezitka techa tozzi mitzara nafshi. E con la tua bontà, annienta i miei nemici. Distruggi tutti quelli che opprimono la mia persona, perché io sono il tuo servo. Uvchazdecha tatzmit oivai, veha'avadta kol tzorere nafshi, ki ani amdecha. Adesso, come dicevo, ogni giorno facciamo anche il pitum, che è molto importante, che oggi nella lezione a proposito di Hara Moriah con il Mor, dunque, questo ve lo leggo io direttamente in ebraico. Allora, l'offerta, il pitum attore, lo trovate nel Sidur, nella preghiera. Chi ha questo Sidur, vi posso proprio dare la pagina, Siach Yitzchak, il Pitum HaTorah si trova nelle Korbanot, la mattina, Shachrit, dei giorni feriali, e sacrifici, pagina 72, ok? Ok, però Pitum HaTorah da pagina 74. Atahu Adonai Elohim, Shiktiro Avotenu Lefanecha, Etzor et Asamim, Bizman Shebet HaMikdash Kayam, Kasher Tzivita Otam, Al Yad Moshe Nidyach, Katuv Betoratech. Lo leggo 3 minuti per tutte voi, che la mia lettura vada, per chi riesce a leggere con me, tanto io comunque inoltre nella chat, così potete leggerlo anche voi dalla chat. E dunque, nei diversi gruppi, così lo vedete anche voi, chi vuole leggere con me. E se no, comunque, vi ho detto anche nel Sidur, ok? Dunque, controllate la chat. Credo che si sia interrotta la comunicazione con Sara. Sì, anche qui in California. Sì, proprio non la vedo, Sara. Provo a contattarla. È bloccato. Secondo me è proprio La caduto. connessione che è brutta, è molto brutto il tempo a Milano. Ah, sì. Piove. Ok, aspettiamo un po', adesso le ho mandato un messaggino. Aspettiamo. Sì, le ho mandato un messaggio. Vediamo, ecco, sta rispondendo. Purtroppo con la pioggia adesso sta No, piovendo a ecco. dirotto e quando c'è pioggia la connessione dai numeri. Allora, vi leggo il Pitum HaKtoret che ok. Tutti insieme Adonai Elohim, Sheitiro Avotenu. Lefanecha et ktoret asamim bizman shebet hamikdash kayam kasher tzivita otam al yad Moshe Nidyach katub betoratech. Poi diciamo che tu sei Hashem quello che davanti al quale abbiamo a suo tempo nel Bet HaMikdash offerto questo incenso tramite Moshe Rabbeinu prima volta nel deserto. Vayomer Adonai el Moshe kach lecha samim nataf ushelet vechelbena samim ulvona zakah bad bevad yeh. Ve'asita otak toret rokach maaser rokeach, memulach taor kodesh.
Buonanotte, vi lascio perché è difficile ascoltare una lezione così. Shavua Tov, ci vedremo la prossima volta. Che c'è un po' di problema, ma è molto 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 importante questa lettura di Pitumattori, ragazze, molto 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 importante. Allora, riprendo Veshachatta mimena adek venatata mimena nifnei dud beol moed asher ibed hashama kodesh kodashim tiel lachem venemar viktir alav aharon toret samim baboker baboker betivoi tanerot yaktirena uvelot aharon et tanerot ben arbam yaktirena ktoret tamid ifnei adonai ledorotechem tanu rabana פתאום הקטורת קיצה. 368 מנים היו בה. 365 כמניין ימות החמה. מנה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלוא חופניו ביום הכיפורים. ומחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים. כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה, ואחד עשר סממנים היו בה, ואלו הם הצורים, והציפורים, והחלבונה, והלבונה, משקל 70 מנים, מור, מור, וקציעה, ושיבולת נר, וחרקום, משקל 16 מנה, קוש 12, כילופה 3, קינמון 9, בורית קרשינה 9 קבין, הן קפריסין, קלין, הן קפריסין, תלת, שאין תלת וקבין תלתה, ואם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר חיבר עתיק, מלח זומית, רובע מלא שם כלשהו. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן כלשהי, אם נתן בה ואש פסלה, ואם שר אחד מכל סממניה, היה מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, חצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף, בורית קרשינה למים בה, כדי לשפות בה את הציפורת, כדי שתהנה. יין קפריסין ממהובה, כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהיה עזה, ולא מרגליים יפנה, אלא שאין מכניסים מרגליים במקדש מפני הכבוד. תניא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. פיטמה לחצאין כשרה, לשליש ולרבייה, לא שמענו. אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם כמידתה כשרה לחצאין, ואם חיסר חיסר אחת מכל סממניה, חיה מיתה. תנא בר כפרה אחת לשישים או לשבעים שנה, הייתה טבעה של שיריים החצאים. ועוד תנא בר כפרה, אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מבני ריחה. ולמה אין מרבים בדבש? מפני שהתורה אמרה, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו של אדוני. את תותן סיימן. con tutta la cavana, Adonai Tsevaot immanu, misgav lanu Elohe Yaakov Sela, Adonai Tsevaot Ashrei Adam Boteach Bach, Adonai Hoshia, Amelech Yaaneinu Beyom Koren, ve'arval Adonai, Minchat Yehuda, Yerushalayim, Kimei Olam, Ushanim Tammonim. Allora, per chi non sapesse, perché l'importanza dopo i tre Teilim del Pitum Haktorit in questo gruppo di 1000 donne, eccetera? Perché cosa di speciale il Pitum Haktorit? Che quando è scoppiata la piaga a suo tempo, periodo di Moshe Rabbeinu, e stava per decimare il popolo ebraico, allora Hashem ha detto a Moshe: qual è, cos'è che avrebbe salvato il popolo? La Ketoret, l'incenso. E Aaron, che era il primo Kohen Gadol, aveva preso l'incenso e con l'incenso è andato in questo campo dove stavano morendo a migliaia e la piaga cessò. Dunque anche noi, grazie alla lettura che abbiamo fatto adesso insieme, che questa piaga che ci ha colpito con 1500 morti e decine, centinaia di feriti e
che Hashem ci aiuti, ci protegga e fermi questa piaga, fermi questa persecuzione mortale che abbiamo da parte dei nostri nemici e che, come abbiamo detto nel Teilim, vengano annientati tutte le forze del male e tutti coloro che fanno parte delle forze del male, sostengono le forze del male, e che Hashem lasci in vita, in salute, in gioia, in Mashiach, tutti quelli che sostengono la civiltà, la bontà, l'umanità. Amen che ne razzon. E volevo concludere proprio questi 2 minuti. Carola era con me, ha sentito questa storia straordinaria. Allora, si racconta molto di questi superstiti, sia del Reve, sia di questi kibbutzim che sono stati decimati. Allora, tra le storie straordinarie che abbiamo sentito, ieri chi ci riportava, c'era una che aveva questo kibbutz, non praticante per niente, però aveva deciso, lei e la sua famiglia, di osservare Shabbat. E dunque, però, visto che in quel kibbutz, insomma, non, nessuno lo osservava, allora partiva da familiari, amici che si osservavano per Shabbat. Così ogni Shabbat. Il famigerato Shabbat 7 ottobre, quel Shabbat invece, siccome è incinta, era dunque prossima, dice, forse 9° mese, credo, cioè inutile tutto sto viaggio, vabbè, rispetterà Shabbat da casa. E rimane in casa. Vede i terroristi avvicinarsi alla sua casa, come tanti hanno visto, anche se però la maggior parte non sono stati risparmiati. Lei vede. Prega, 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 Hashem con tutta se stessa. E questi. Prega, dunque, li vede arrivare, prega Hashem. E questi passano davanti alla sua casa, non si fermano. Quando poi una parte dei terroristi sono stati, come sapete, tanti sono stati uccisi, ma una parte sono stati portati in Israele e poi non processati ancora, ma comunque hanno chiesto, diciamo, cosa è successo, spiegate tutto, insomma. E questi cosa hanno detto? Interrogati. Non sento. Interrogati. Grazie, non ci arrivavo. Che poi cercavo ancora un altro termine, comunque vabbè, però anche interrogati già meglio, meglio. Grazie carissima. Dunque, insomma, mi hanno fatto questo interrogatorio nel quale loro hanno svelato tante cose e hanno chiesto come mai in questa determinata casa voi non vi siete fermati. E loro, visto che loro era tutto programmato, e tanti arabi di casa che venivano accolti, a cui si dava lavoro, accolti nelle proprie case, fare dei lavori in casa, considerati come familiari, questi però che hanno tradito, ci hanno tradito, e hanno dato a questi terroristi mano dove andare, in quale casa, chi c'è in ogni casa, e hanno scritto che questa casa è inutile entrare perché questi di sabato non ci sono, perché infatti per mesi ogni sabato loro partivano. È dunque inutile perché lì non ci sarà nessuno, dunque andate direttamente dove ci sono. Per dire cos'è l'osservanza dello Shabbat, in questo caso dello Shabbat, ma come qualsiasi altra mitzvah, come protegge, come la mia storia col tzitzit, come ognuno ha le sue mitzvot, le sue cose, che l'hanno storie dove abbiamo vissuto una salvezza personale, e come Hashem noi facciamo le sue mitzvot e lui ci salva la vita e ci protegge. Questa è la nostra arma, sempre stata e sarà. Dunque, che Hashem protegga tutti noi, tutti i nostri soldati, che comunque ovviamente anche quello è parte della volontà di Hashem, che ci sia un esercito, perché tutto Hashem vuole che portiamo la santità nella materialità. Dunque, sì, un esercito, ma come loro stessi soldati, prima di entrare a combattere, a rischiare altamente la propria vita, dicono Hashem, siamo nelle tue mani, aiutaci, proteggici e salvaci e che ne usciamo vittoriosi. Dunque, questa lezione particolare, Motzei Shabbat Kodesh, possa proteggere una a una di voi in particolare, col vostro sforzo, e tutte le vostre famiglie e tutto il popolo di Israele, e porti refuah,
Bracha, Hatzlacha, salvezza a tutti gli ostaggi. Amen, 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 Keni Ratzon. Ragazze straordinarie. E concludiamo col 9, 3 volte 3, 3 volte Hazaka. Fantastico. Un abbraccio fortissimo, ragazze, a tutte voi. Shavua Tov Mevorach. Grazie, grazie.